alla ricerca dell'affresco perduto, anni di mistero e di studio sul più importante lavoro di Leonardo da Vinci. La battaglia di Anghiari, dipinta sulla parete est del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio, potrebbe non essere andata perduta. Nel 1503 il grande artista toscano lascia incompiuta l'opera. Leonardo approfitta della commissione di Pier Soderini per sperimentare nuove tecniche che non danno però i risultati sperati. 60 anni dopo, Giorgio Vasari restaura il salone e dipinge 6 nuovi affreschi sulle pareti est ed ovest, forse nascondendo il capolavoro di Leonardo dietro una parete per proteggerlo. I risultati delle ricerche condotte a Palazzo Vecchio con analisi radar e termografiche da un gruppo di ricercatori guidati dall'ingegner Maurizio Seracini dell'Università Americana di San Diego, che a questo segreto ha dedicato 37 anni della sua vita, lasciano intendere che l'opera di Leonardo si trovi dietro la battaglia di Marciano di Vasari. I saggi effettuati nella parete con una sonda endoscopica infatti hanno dato molte indicazioni sui materiali presenti. Sono emersi diversi pigmenti, seppur sono frammentari, bianchi, neri, rossi, che in alcuni casi hanno dimostrato essere abbastanza peculiari per una pittura non a fresco, ma per esempio il rosso è venuto fuori essere una lacca rossa, che chiaramente non è un materiale che si usa come pigmento in una pittura murale a buon fresco. Il nero a sua volta è emerso come una combinazione di terra d'ombra e di pirolusite, cioè un biossido di manganese. È stato ritrovato neanche 2 anni fa dagli scienziati del laboratorio del Louvre su 2 dipinti di Leonardo, la Mona Lisa, o diciamo in questo caso la Gioconda, in italiano diremo così, e il San Giovanni Battista. Estrarre e andare a vedere sono questi gli obiettivi del gruppo di lavoro di cui fa parte da 4 anni la National Geographic Society, che ha finanziato e promosso il progetto. Considerati i risultati ottenuti nell'indagine, i ricercatori sono convinti di poter trovare il Leonardo segreto. I'm quite convinced that something has been found. Sono abbastanza convinto che qualcosa verrà trovato, ci dice Terry Garcia. È una combinazione di un certo numero di fattori. Ci sono documenti storici che dimostrano che Leonardo ha dipinto qui, che dietro alla parete ci sono pitture murali preesistenti. I test chimici poi mostrano che i pigmenti sono quelli usati dall'artista per altre opere. Speriamo, dice Garcia, che il ministro dei beni culturali decida di farci procedere con il progetto. Up to them.